Pezzi ragazzi, sono Gilberto, sono qui oggi, tornato a portarvi un video importantissimo. Se volete sapere un piccolo trucco per fare tantissimi materiali in veramente poco tempo. Questo metodo si chiama Fast Farming, probabilmente tutti lo conoscerete con questo nome qua. C'era già, però con la patch era stato tolto perché, non lo so, sinceramente, però l'hanno rimesso in un altro modo. Adesso ve lo faccio vedere. Parto dal presupposto che, regà, vi chiedo due favori. Uno è di iscrivervi perché stiamo andando molto velocemente verso i 5.000 iscritti. La scorsa settimana eravamo a 3.500, adesso siamo a 4.000. Quindi vi ringrazio tantissimo. Iscrivetevi. Lasciate anche un bel like, cerchiamo di arrivare a 70. E, regà, ultima cosa, cioè il terzo richiesta che vi faccio è di condividere il video ai vostri amici. Allora, regà, possiamo partire. Allora, cosa è richiesto per poter fare questo fast farming? Allora, il primo è andare nelle impostazioni, andare qua, sotto emote, avrete slot emote armadietto 1, dovrete cliccarci sopra e selezionare il tasto destro del mouse, quello che utilizzate per mirare. Ci cliccate e impostate quel tasto lì come slot emote armadietto 1. Poi successivamente dovete andare sulle emote, armadietto emote, dovrete mettere ondata come prima cosa. Io vabbè, adesso non so se sia proprio il primo o no, comunque io l'ho messo su tutti. Comunque deve essere quello che nell'arrotondino, quando cliccate nell'emote in partita, deve essere quello in alto centrale. Dovrebbe essere il primo, comunque non me lo ricordo bene, allora io li ho messi tutti, tanto non faccio mai l'emote. Comunque, basta che li mettete tutti, entrate in partita, guardate quello che è in alto e poi lo togliete. Non, raga, è semplicemente così. Comunque, raga, io ve lo faccio vedere in partita adesso. Cioè, vi cerco una partita e vi faccio vedere la differenza tra normale e fast farming. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi su Twitch, dove basta che cercate Gilbeu con due E, ma troverete il link in descrizione del mio canale. Quindi andate in descrizione e trovate il link. Comunque, adesso vi faccio vedere molto brevemente. Vi faccio vedere un'anteprima, cioè così. Vedete che la seconda picconata la fa più veloce. È molto molto semplice. Questa qua è la picconata normale e questo è il fast farm. Ok ragazzi, adesso vi mostro cosa dovete fare nello specifico. Quando vi trovate davanti a un albero o qualsiasi cosa che dovete distruggere, dovrete semplicemente alternare tasto sinistro e tasto destro. Quindi dovete picconare così, vedete? E poi farà tutto da solo, perché tra una picconata e l'altra farà l'emote velocissima, l'emote ondata, cioè quella del saluto, e che vi rallenterà un botto la picconata. Adesso vi faccio vedere. Questo qua è il fast farming, invece questo qua è una picconata normale. Vedete che è lentissimo, cioè dà fastidio. Invece se voi lo fate col fast farming, lottate molto molto in meno tempo ed è molto molto più bello anche da vedere. Guardate, pam 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 pam. È molto più veloce e molto più bello da vedere anche, trovo. Nulla raga, vi direi che questo video, seppur corto, può essere veramente utile, quindi lasciate un bel like, condividete il video e nulla raga, ci becchiamo al prossimo video.